Shroud of the Avatar è il nuovo gioco di ruolo di Richard Garriott, per gli amici Lord British, sviluppato al termine di una campagna Kickstarter milionaria. A 6 mesi da una alpha build interessante, abbiamo avuto modo di provare a fondo l'ultima release, scoprendo ancora una volta la particolare formula. Il gioco si presenta come una sorta di ibrido, alla cui base c'è un mondo persistente sandbox guidato dalle azioni dei giocatori e infuso da una narrazione tipicamente concepita per chi ama il single player, con possibilità di gioco in cooperativa, offline o online in scala ridotta. A seconda della modalità di gioco scelta, le differenze sono facilmente intuibili. La campagna principale, nota come Forsaken Virtues, può essere vissuta completamente in singolo giocatore, priva di DRM e connessione obbligatoria. Oppure sempre in solitaria, ma in una modalità online in cui toccheremo con mano i cambiamenti e le decisioni prese da altri giocatori nel nostro mondo, rimanendo però invisibili alle interazioni sociali tipiche degli MMO. O ancora, potremo giocare Forsaken Virtues interagendo solo con la nostra lista amici, coi quali affrontare le sfide in cooperativa in un classico party. Infine, si potrà scegliere di avere accesso all'intera esperienza MMO, come in un nuovo Ultima Online, colmo degli spunti narrativi che hanno reso celebre Lord British. Shroud of the Avatar è strutturato a scenari o zone di gioco, disposti come punti di interesse sulla mappa stessa. New Britannia non sarà liberamente esplorabile da cima a fondo, ma consiste in una serie di zone separate da caricare. Si tratta di città e avamposti create in parte dagli sviluppatori e in parte dagli stessi giocatori. Esplorando la mappa, rigorosamente sgombra da indicatori che ci guidino verso l'obiettivo delle nostre missioni, scopriamo in realtà che da un punto di interesse all'altro ci saranno parecchi incontri casuali. Sul tragitto si potrebbe aprire un nuovo scenario da esplorare, in cui troveremo risorse, nemici e altre amenità da affrontare, così come altri giocatori che sono incappati nella stessa istanza nel nostro stesso momento. Durante le nostre prove abbiamo avuto modo di analizzare l'interessante skill system. Aperta la finestra relativa, ci troviamo davanti a 2 macro sezioni, combattimento e crafting. Ciascuna è divisa in 2 ulteriori parti, corpo a corpo e magia nel primo caso, produzione raccolta nel secondo. Per quanto le skill di crafting non siano state ancora del tutto implementate, le abilità di combattimento sono ad uno stadio più avanzato di sviluppo. Ciascuna delle circa 15 discipline presenti contiene a sua volta un albero dedicato con 6-7 skill. Queste ultime sono quelle che useremo direttamente, trascinando le icone sulla barra del combattimento posta in basso all'interfaccia. In tutto, tra skill attive e passive, siamo già a circa 150 da usare in combattimento. Per creare il nostro guerriero mago abbiamo speso tutti e 40 i punti a disposizione, mescolando abilità d'attacco e difesa e diverse scuole di magia elementale. I reagenti da consumare per ogni lancio magico sono anch'essi disabilitati e il combat system purtroppo è ancora solo abbozzato, ma sembra già offrire una varietà di combinazioni eccezionale. Oltre alla quantità, quello che ci affascina del sistema proposto sono le possibilità offerte dall'incrociare diverse discipline che obbediscono ad una sorta di legge degli opposti, per cui, ad esempio, scuole magiche di ordini antitetici, come vita e morte o sole e luna, non potranno mai essere imparate insieme. Tra quelle di raccolta e quelle di produzione, citiamo circa 12 di skill, tra le classiche blacksmithing, tailoring e alchemy, e quelle più inusuali, come milling, per la lavorazione del legno, butchery, per quella della carne, e tanning, per la concia delle pelli. Tutta questa complessità viene messa al servizio di un'immersione senza precedenti. Ogni oggetto creato dagli utenti infatti non solo potrà essere venduto attraverso dei negozi personali, ma verrà incluso nelle loot table in modo da essere lasciato a terra come bottino dai mostri. Oltre alla grande varietà e all'interessante sistema di scuole di combattimento antitetiche, più punti spenderemo in ciascuna skill, più probabilità avremo di poterla usare durante gli scontri. Nel design finale del gioco infatti costruiremo diversi mazzi di carte. Ogni carta rappresenterà una delle skill scelte, e più punti spesi in ciascuna significheranno più carte dello stesso tipo da aggiungere al proprio mazzo. Una volta iniziato un combattimento, la barra delle abilità proporrà fino a 10 carte, e quindi skill, da usare in quel momento, secondo alcuni criteri di bilanciamento tra magia, difesa e attacchi fisici. Per il nostro primo viaggio in New Britannia ci siamo accontentati del classico tab targeting, ma siamo davvero ansiosi di provare la versione finale del combat system, connubio inusuale tra card e action game. D'altronde, in Ultima i tarocchi sono sempre stati centrali in qualche modo, e non ci sorprende di vederli anche in Shroud. Shroud of the Avatar si presenta come un'alternativa vera agli Morgue attuali, che sembrano non riuscire a togliersi di dosso gli schemi di gioco di sandbox e theme park. Shroud sarà anche PvP, sarà guerra tra gilde, sarà anche player killing. Dopo questi primi passi mossi a New Britannia, intravediamo una promessa all'orizzonte che speriamo venga mantenuta. La prossima release dovrebbe implementare il sistema di morte e respawn e i mazzi di carte, ma la data è vicina.
Shroud of the Avatar è in uscita questo inverno per PC, senza alcun abbonamento e senza l'obbligo di rimanere sempre connessi online.